Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio fare una pazzia ragazzi, maxare finalmente la mia prima leggendaria nel mio main deck. E pensavo, dato che abbiamo già 17 tronchi su 20, di maxare il Mago di Ghiaccio, quindi regalarmi con il libro dei libri 5 carte leggendarie e potenziare appunto al 14 il nostro Mago di Ghiaccio, che sarebbe secondo me super comodo, perché non ricordo una cosa, la vediamo insieme. Il Mago di Ghiaccio con l'upgrade andrebbe a 910 punti ferita e la Fireball a livello 14 lo one shotterebbe di nuovo per 3 punti. Non lo so ragazzi, allora non lo so. Prima di tutto volevo aprire con voi almeno un paio di bauletti morbidi: 160 di gold, 2 gabbie per goblin, 19 spiriti elettrici, 161 di gold, 18 cavalieri, 3 maiali. Come avete visto ragazzi, ho anche il baule dei campioni che domani nel prossimo video aprirò insieme a voi. 646 di gold, un golem di elisir, 11 barbari scelti, 20 palla di neve, 10 fornaci. Prima di aprire gli altri ci buttiamo dentro in una partita. Let's go, let's go! Ciao ragazzi, siamo in piena Black Week e anche il level up non poteva mancare. 3. I nuovi gusti esclusivi che sono disponibili per un periodo super limitato a partire dalle ore 18 del 22 novembre. Eccoli qua ragazzi, guardate che meraviglia, molti di voi li avranno già visti sullo store online e vi ricordo la promo del 2x1 con il codice XIUDERONE2. Mamma mia ragazzi, vi ricordo, ne scegliete due, ne pagate solo uno. Una promo incredibile. Io direi di andare ad assaggiarne uno. Uno shaker con dentro mezzo litro d'acqua, un misurino di prodotto. Shake, 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 shake. E direi di andare ad assaggiarlo immediatamente. Che buono ragazzi, che buono, per chi se lo stesse chiedendo, eccolo qui ragazzi, il Nuclear Dragon, buonissimo ragazzi, assaggiatelo anche voi, approfittate della promo e mi raccomando, level up, fatta dai gamer, per i gamer. Vediamo un pochettino, siamo contro Yogodo, del clan Cat. Possiamo fare un'apertura molto fresca con... Mago di Ghiaccio sulla sinistra. Vediamo se me lo va a pallafuocare il mio povero Mago di Ghiaccio. Gioca una strega. Allora bombardiere da dietro. Prepariamoci per la difesa. Fireball. Per forza. Per forza. Andiamo adesso con Log Rider subito a sinistra. Si salva forse il bombarolo. Porco Giuda, porco. Salve il mini. Perfetto, prima che lui salti. Sto seriamente pensando di tirare un tronco. Invece forse non serve. Mamma mia, mini pecca fortissimo in difesa, raga. Bombarolo. Qui sì che sono obbligato. Gli ha tirato una hit il suo mini pecca. Peccato. Peccato, non è stato... forse avrei dovuto tirare il tronco un pochettino prima. Fa nulla, 2769 la sua torre in alto a sinistra, 2750 la mia. Mettiamo intanto il drago, il baby dragon, poi subito con lo grider. Purtroppo palafocato come sempre il mio povero grider. Non dovrebbe avere tempo di giocare il gran cavaliere, infatti non ce l'ha. 1 2 3, queste fanno male ragazzi, queste fanno male. 3 legnate al 14 di O'Grider fanno davvero male. Lasciamo entrare il moschettiere, che purtroppo non hitta il mio moschettiere. Va bene, prende un paio di hit dalla torre. Avrei voluto che la cosa fosse andata diversamente, non lo so! No! Che misclick! Qua me lo merito. Tronco veloce. Porco Giuda, ancora la tirata! Porco Giuda! Però ho fatto bene a non sprecare. Lui gioca il gran cavaliere qua, ma io tiro comunque una hit. Ok, non è un problema. Forse due.
No, una sola. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, non è un problema. Serve anche il bombarolo dietro in supporto. Pronti a ripartire, pronti a ripartire, pronti a ripartire, pronti a ripartire. Andiamo! Mi serve anche il tronco, mi serve anche a me. Bello che lo Grader salta al tronco. Via tutti gli scheletrini, via tutti gli scheletrini. Un'altra hit, please. Ottimo. Molto bene, andiamo, andiamo, andiamo. Bombardiere. Evitiamo che venga colpito. Perfetto, O'Grader dall'altra parte a destra. Lui dovrebbe giocare, esatto, una strega sulla sinistra. Tronco anche per me, O'Grader lasciato completamente libero di agire. Let's go! Molto bene, molto 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 bene. Sono super indeciso se potenziare il mago di ghiaccio o il bombarolo, raga. Porca miseria, che indecisione. Intanto ci apriamo l'ultimo premio, che sono... Bello questo jolly leggendario e attenzione... Il libro delle carte rare. Raro. Ma che in realtà poi potremmo utilizzare. Il jolly lo utilizzo sicuramente sul tronco, per forza. Andiamo a 18 tronchi su 20. Avere anche il tronco maxato non sarebbe affatto male. Sto seriamente pensando. Prendersi 2500 carte comuni e potenziare il bombarolo o 5 carte leggendarie e potenziare il mago di ghiaccio. Porcaccia miseria. Porcaccia miseria, ragazzi. Io lo faccio. Tiro sul mago di ghiaccio. Vai. Non ho gli artefatti per il mago di ghiaccio, ma... Ah, perché il libro delle carte? Ah, ma è solo per le... Allora potenziamo il bombarolo. Vai. Let's go. Let's go. Signori, io direi che siamo pronti per un power-up che secondo me potrebbe essere veramente interessante. 3... 2, 1, sbam! E allora portiamolo questo bombarolo a livello 14. 2000 stelline per noi, bombarolo a livello 14, che secondo me con un danno ad area di 294 è davvero devastante. Andiamo a provarlo. Se già faceva male al 13, figuratevi maxato. Tra l'altro fra poco sono pronti anche i mascalzoni da essere maxati. Contro The Pro Array. Lasciamogli tirare tranquillamente. Questo gioca un log. 100-100. Bellissimo intanto il fatto che la mia torre al 14... Orco Giuda, sei serio? Il mio povero mago di ghiaccio è stato distrutto dal suo rocket. Moschettiere. Vediamo, lui c'ha il cannone 100-100. Non mi piace questa giocata, ma dobbiamo farlo. Via la Princess, in realtà. Fantastico intanto il bombarolo. Che può entrare e tira una hit. Abbiamo il cavaliere che è stato giocato per counterare il mio moschettiere, il mio bombarolo. Ecco qua infatti il barile goblin che riusciamo a counterare senza troppi problemi con un tronco. Vorrei troppo il tronco al 14, ragazzi. Me ne mancano solo due per maxarlo. Dunque, io qua eviterei e farei una cosa del genere. Bombarolo a destra. Se lui tira il rocket io posso ripartire. Voglio capire, appena lui gioca il rocket io parto con lo Grider. Non lo gioca? Ottimo, giù con la combo, moschettiero Grider. Avanti, 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 avanti. La Tesla, ok, ci può stare. Vediamo se intanto il mago di ghiaccio mi aiuta. Riesce a tirare un hit lo Grider, per me va più che bene. Di nuovo il tronco per counterare il suo barile. Bombarolo velocissimo sulla Princess. Peccato che anche al 14 non riesce a one-shottare la Princess. Il bombarolo viene addirittura counterato da un tronco. Adesso lui ha la possibilità di tirare il rocket. Quindi io personalmente giocherei un mago di ghiaccio il più indietro possibile, ma in modo che non possa essere preso dal rocket. Questa è una giocata un po' azzardata, eh? Forse però si rivela buona. Appena lui gioca la gang. Eccola la gang, eccola la gang. Andiamo, 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 andiamo. Via tutta la gang, perfetto. Non è andata bene come volevo, ma gli sto griffando la possibilità di giocare bene. Bravo qua. Ok, mi ha fregato più o meno. Bombarolo dietro, boom, non mi hanno neanche toccato, fantastico. Di nuovo con lo Grider. E questo tronco in predict. Dovrebbe giocare la Tesla, esatto, eccolo lì la Tesla. Però il tronco in predict è andato benissimo, era ovvio che giocasse anche la gang di Goblin. Riusciamo a liberare la possibilità al moschettiere. No, invece è molto veloce anche lui a giocare
il cavaliere, non diamogli la possibilità di tirare il rocket sulla torre e sulla truppa. Lui lo sa che non lo può giocare. È una follia questa giocata. Tronco di nuovo. Devo togliere per forza quella princess. Qua attenzione perché si potrebbe decidere le sorti della partita. Esatto. Lui gioca il barile, che gioca malissimo, e quindi riusciamo tranquillamente ad annientarlo con il bombarolo dietro. Ripartiamo intanto noi con il nostro Grider, un tronco in predict eventualmente. Bravo a giocare comunque la Tesla, è riuscito a ciclarla veramente molto bene. Non sprechiamo assolutamente 4 di Elisir per la Fireball. Non facciamoli giocare, mi serve il tronco immediatamente, mi serve, e invece non c'è. Non posso giocare questo tronco, devo tenerlo per il suo... Facciamogli così un chip damage alla torre, 8,69, quel tronco lì mi serve appena lui va a giocare nuovamente il barilozzo. Non mi faccio fregare, piuttosto via la prima... Arco Giuda! Pensavo di avere ancora tempo, però vabbè, non è un problema, tanto c'è il bombarolo che in realtà sta counterando in una maniera vergognosa la sua, il suo barile goblin. O Grider di nuovo, via la princess se riusciamo a toglierla, al mago di ghiaccio, che può dar fastidio e togliere anche un sacco di altre truppe. 4,90 la sua torre in alto a sinistra. Vedi che non riesce più a giocare il rocket, non glielo faccio più giocare. Lo gioca adesso, secondo me qua ha sbagliato. Secondo me qua ha sbagliato, possiamo andare devastanti anche se giocava Tesla, lo sapevo che l'avrebbe giocata lì. Let's go! Ancora no! Va bene, 200 erotti, li fa la Fireball, quindi direi di sbrigarci ad avere una Fireball pronta per garantirci anche la seconda vittoria. Let's go ragazzi, let's go! Devo dire che il mio deck sta continuando a girare bene, credo che andrò avanti nei prossimi video a giocarlo insieme a voi per cercare di prendere queste 6.000 coppe tanto attese. Intanto mettiamo in coda i due bauli, io spero che il video di oggi di Clash vi sia piaciuto, vi mando un abbraccione grande, un bacione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!